dia al signore. Grazie. In seconda posizione assoluta Elvis Chantre, Elena Giovenale, equipaggio numero 3, Skoda Fabia. Vero che più comodo qua? Andiamo un piede sopra uno e l'altro. A completare un podio interamente Skoda e a vincere questa 14ª edizione della Ronde del Canavese, Marco Colombi, Angelica Rivoir, equipaggio numero 5. E allora ripetiamolo questo podio. In terza posizione Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, Skoda Fabia, con la stessa vettura. In seconda posizione Elvis Chantre, Elena Giovenale, anche loro su una Fabia. E a vincere con una vettura cieca, identica alle altre due, Marco Colombi, Angelica Rivoir, che iscrivono il proprio nome sull'albo d'oro della 14ª edizione della Ronde del Canavese. Complimenti a tutti e un grosso applauso. Senza scusarsi, antipatici. Elvis Chantre, Elena Giovenale, Marco Colombi, Angelica Rivoir sono il podio finale di questa Ronda del Canavese. Ancora un grande applauso, amici. Equipaggio di Rivaloro, Giovanni Bausano e Andrea Scali, equipaggio numero 8, giù dalla macchina. E adesso l'applauso lo voglio sentire bene, perché se lo meritano davvero. Bravi! Passare dalla piccola 600, è vero, con una bella parentesi su una Peugeot 207 Super 2000, tutto quello che vuoi, ma ad andare a guidare per la prima volta questa vettura e chiudere quinti assoluti, beh, devo dire che è un gran bel risultato, Gio. Ma si è andata abbastanza bene, diciamo, il primo giro un po' in sordina, la macchina, abbiamo preso confidenza e siamo andati bene. Peccato per un errore che ci siamo giocati il quarto posto, però va bene così. Va bene così, perfetto, benissimo. Allora il sindaco e l'assessore allo sport della città di Rivaloro vi consegnano le coppe, sono Giovanni Bausano e Andrea Scali, sono quinti assoluti e primo equipaggio rivalorese all'arrivo, e il sindaco a consegnare ovviamente la coppa con questa Skoda Fabia del team Balbosca, 5 Skoda come abbiamo detto prima nei primi 5 posti assoluti. Complimenti ragazzi.